Wow! Come sono tornato qui? Non importa. Ciao a tutti ragazzi, sono l'agente 00 Lori e bentornati in I Expect You to Die 1. Finalmente siamo tornati su questo gioiello che purtroppo ho lasciato da tipo novembre, l'ho lasciato a marcire nei miei giochi e oggi ci torniamo sopra. Intanto mi sono anche spaccato l'Oculus probabilmente. Ma chi se ne frega? Devo riprendere i comandi. Con questo colpivo così, ok. Questa è una granata stordente. Non mi devo ricordare. Ah! Aia, 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 aia. I miei occhi. Ok. Oggi ragazzi, se non l'avete ancora capito, siamo tornati nel nostro ufficio da normalissimi agenti sotto copertura. Bene, ora che sapete la mia identità, purtroppo vi devo uccidere, perché nessuno deve sapere. Perfetto, ciao. Shut up! Ok, scherzavo, in realtà non vi ho ucciso. No, no, no. Così non mi... Oh. Perfetto. Proprio come i vecchi tempi. Ups. Ragazzi, oggi faremo queste tre missioni della... Allora, devo ricordarmi una cosa. Allora, faremo queste tre operazioni. L'operazione immersione profonda. L'operazione pausa invernale e la vacanza prima classe. Ma prima di andare in vacanza, preferisco proprio iniziare la mia immersione. Inoltre hanno aggiunto anche le traduzioni. Next mission will take you to the beautiful Caribbean, but this is no vacation. I already told you we can't afford that. You'll need to destroy Zor's top secret submarine, but don't count on using an escape pod. We find those things at the bottom of the ocean all the time. The people inside are usually pretty dead. Ah. Iniziamo la nostra missione. Wow, che gran casino, aiuto. Welcome to our state-of-the-art Zoraxis escape pod. An explosion has disabled primary functions. This is an emergency. Please start engine manually. Perfetto, allora innanzitutto qua vi do del liquido che cola nel motore, quindi preferisco non farlo. Ci troviamo effettivamente nel fondo del mare. Come vedete, questi sono i puri pesci che chiamerò Pietro. Ciao Pietro e Pietro, ciao a tutti a voi. E se apro questo, cosa succede? Sono annegato, scusate, sono scemo. I'm sorry. Ok, chiudiamo questa. Ma guarda. Welcome to our state-of-the-art Zoraxis escape pod. Cosa vedo qua? Has disabled primary functions. This is an emergency. Please start engine manually. Cosa vedo? Ok, vedo qualcosa di interessante. Vedo dei pezzettini di carne. Cazzo, che cos'è questo? Hull secure. Sì, è un sigillante. Hull secure. Ok. Lo teniamo qua in caso di altre perdite. Qua vedo un cacciavite, ma prima devo capire cos'è questo. Ah, è un coso per l'autodistruzione. Devo per disattivarlo. Se il numero è dispari, vai su Q. Se è pari, Z. Perché odd, even sarebbero pari e dispari. Quindi Q se è dispari, Z se è pari. Ok. Se ho studiato matematica in prima elementare, probabilmente so come funziona questo gioco. Cosa qua? Una pompa dell'acqua. Quindi, che qua infatti si vede che l'acqua effettivamente c'è molto. Ok. Raga, scusate il mio italiano. Si pompa. Escape pod drained. Drenata sarebbe. Vabbè. Andiamo avanti. Teniamo il cacciavite per dopo. Agente, ecco un regalino per ringraziarti della tua intromissione. Spero che non ti dispiace che ho ottenuto il perno. Cosa cacchio è il perno, raga? Qualcuno mi sa spiegare. Qua vedo anche un estintore che io per sicurezza. Ops. Scusate, non l'ho voluto fare per... Oh cacchio. Aspetta, qua io ho il letto. Quindi dovrei alzarmi. Sì, mi sa che mi dovevo forse alzare. Ok, ora mi sono alzato. Contenti?
Anzi, devo andare un po' più di qua, così almeno ho più spazio. Scusate. Oh, cacchiorola, aspetta. Posso tipo sigillarla? Ok. Mi sembra un modo molto fantasioso. Cazzeruola, però qua devo dare dei soldi. Mamma mia, questi qua me li porto qua. È praticamente la mia piccola valigetta, ho capite? Allora, qua vedo una riserva per la benzina e mi sembra che appunto la benzina non c'è. Quindi, se io sono una persona che ha studiato, metto qua, apro il coperchio e probabilmente dopo ci metterò la benzina, ma prima vediamo cosa c'è qua. Allora, un apribottiglie probabilmente mi servirà per adesso. No, 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 chiudi, 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 chiudi. Riserva di ossigeno, non me ne frega nulla. Una bottiglia vuota, che probabilmente mi servirà per l'acqua. E un panino ammuffito. Raga, fa male? Tanto? E allora, chiudiamo perché non serve. Iniziamo a riempire di benzina. Che buon odore, sa di merpola. Vabbè, andiamo avanti. Questo non so cosa serve l'estintore, ma allora mettiamolo qua l'autodistruzione per il codice, perché se mi servirà per l'autodistruzione probabilmente ci sarà, quindi aspettiamo che si riempia la tanica. Perfetto, direi che siamo pronti per partire di nuovo. Motore in funzione e iniziamo l'ascensione. Torniamo su, ragazzi. Ciao Pietro, Pietro, Well and that ciao. easy. The Sì. engine is engaged and we are starting our ascent. Just sit back and relax. System malfunction. No, no. Dio. Warning. Engine overheating. Acqua. Perfetto. Cos'è? Structural integrity failing. Hull secure. Would you like to vent oxygen? Venting oxygen. Oxygen level adequate. Self-destruct in 90 seconds. Oddio, Enter 7, override 7. code to fall. 7 e 7 è dispari, quindi lo metto su 2. Poi 2 è pari, quindi zeta. Poi 5 e 3 sono dispari, quindi Q. E 3 e 8. 5, 7, 8 è dispari. Self-destruct Perfetto, ce l'ho fatta, ciao ciao. Rieccoci tornati in superficie, amici miei, dove We nessuno, hope your niente. escape pod experience was a pleasant one. Please gather all your belongings, open the hatch above you, and signal your rescuers. Have a nice day. Vaffanbubo. Ok, mettiamo tutto a posto, magari mi serve per dopo, mi serve il coso, ma non lo so dove sta. Vabbè. Escape pod drained. C'entra, vabbè. Apriamo. Ok. Our Capo? communications are back online, agent. Signal us to let us know your location. Subito. Mi sentite? Ah, there you are, agent. We thought we'd lost you to the wilds of the Caribbean. We're approaching your position now. Perfetto, ciao raga. Yeah. I hate to say I told you so. No, wait. I love to say that. I told you so, agent, but your love of escape pods clearly clouded your judgment. Vabbè. Andiamo. Zitto. The coordinates you transmitted from the sub before you gave it the old TNT ta-ta point to a hunting lodge in the Alps. Well, don't ask me why submarine coordinates lead to the mountains. I couldn't even begin to want to understand it. Ah, il capo mi ha detto che le coordinate che abbiamo trovato dentro il sottomarino appartengono a appunto una specie di capannone nelle Alpi d'Italia. Però è una montagna della Zoraxis e quindi dovrò andare dentro e capire che cosa sta succedendo. The Alps are known for scenic vistas, prestigious skiing, and hidden hunting lodges.
I'll give you one guess as to which one you'll be enjoying during your trip. If you guess the Hidden Hunting Lodge, you win the grand prize, which is a trip to a Hidden Hunting Lodge. We believe Zor's working on a secret machine. Infiltrate the lodge and find that machine. Subito, capo, devo solo... Ecco fatto. Vai! Ragazzi, benvenuti! In questo posto, devo dire, fa anche molto freddo. You've certainly made yourself comfortable in Zor's private hunting lodge. I hear the agency is handing out lodges just like this one to any agent who finds the new machine Zor is working on. If I were sì. I'd find that machine. Certo, capo, mi ha convinto. Allora, benvenuti in questo posto. Semplicemente ghiacciatissimo, fa un freddo cane nonostante c'è un falò. C'è una renna, mia amica si chiama Pietra, e questo è l'orso Paolo. E questo è un quadro di una tizia che manco conosco. Allora, qua abbiamo un bellissimo sigaro che ha un 8. 6. 86. 1986. È un accendino 386. 386, ok. Girare per aprire il gas tossico è infiammabile. Questo cos'è? Machine access restricted. Machine access. Machine access restricted. Insert control cartridge. Allora, serve la cartuccia dei comandi. Cos'è questo però? Ah, 386, appunto, è lo stesso codice di prima, quindi io lo brucio. Scusami, scusami Paola, non volevo, giuro. Pietra, scusami, non so mai come ti chiami. Door alarm triggered. Dear gas activated. Che figo! No, che gran figata, raga. Allora, vediamo cos'è questo. Operazione gallina dalle uova d'oro. Annullare i profitti delle forze di sicurezza. Ok, questo potrebbe servirci, quindi lo metto qui. Macchinario, 3 nuclei di cristalli. Quindi sono 3 cristalli che dobbiamo trovare. Ma che cosa sono i cristalli effettivamente, io mi chiedo. Dovremmo trovarlo. Cos'è questo? Allora, vedo un codice, quindi lo metto 386, vai. 3 86. Perfetto. Cosa abbiamo qui? La cartuccia di prima ci servirà. Frequenza instabile. Questo qua è un cristallo viola che è instabile. Relazione sulla risonanza del cristallo. Capito. E qua abbiamo tanti soldini. Questo è il mio cassetto che mi porto sempre. Se nel caso ci sono dei soldi, appunto, i soldi ci sono. Quindi preferisco rubarmeli. Ciao, raga. È un bel accendino da parte della mia agenzia a cui lavoro. Adesso mi accendo questo bel sigaro, perché ora non mi serve più. Metto anche questo qua, tanto per... E adesso abbiamo la cartuccia. Control cartridge accepted. Voice authentication required. E ciao a tutti ragazzoni, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovo video. Failure. Deploying Bear Archer. Cosa? Paolo, perché? No, non mi tradire, ti prego, vai via! No! Tienilo, tienilo, è tuo, tuo! È tuo, tranquillo, tranquillo, a me non importa. Bear disarmed. Security malfunction. Insert data sphere override. E scusami però, Paolo, ma perché mi devi per forza tradire anche tu? Allora, cos'è? Mi serve una palla, la palla... Allora, questo qui è il simbolo della, comunque, Zoraxis. È una mano con una palla. Non so se lo avete capito. E lo metto qua. Porca miseria! Porca miseria! Oddio! Cosa succede? Sto levitando! Meglio, gli oggetti levitano! Zor's new device appears to have the power to affect gravity. You must destroy that machine. Devo distruggere quella macchina a qualunque costo. Se no, sto qua sposta la Terra dall'orbita, praticamente. La Luna si schianta sulla Terra, fine, the end. Fine del mio canale. I cristalli viola! E qua c'è anche una bella bottiglia di whisky, che se il gioco non me la distrugge, io la metto qua, così dopo me la porto via, mi ubriaco. Ok.
crystal aligned. Potrei provare a mettere uno di questi? Oh no. Crystal unstable. Ok. Oh! Machine malfunction. Laser defense mode 1. Hey! Cos'è? Zor certainly knows you're there now. We're sending a helicopter to extract you. That machine must be destroyed before it arrives. Crystal unstable. Vai via. Laser defense mode 2. Due laser addirittura, ma siamo seri? Ehi, c'è un elicottero! Raga, sono qui! Aiuto! Sì! Ok? Si è rotto? No! Whisky! Ok? Nicely done. There's nothing like an explosive finish to foil a villain's plans. Mi spiace, soldi! No! Now, non whisky! It's a shame to see such a lovely lodge ruined like that. Especially considering we had to cut the lodge reward program I told you about earlier. It turns out we don't have the budget to hand out lodges all willy-nilly. Still though, well done. Ho perso il whisky però. Però non mi pento di aver distrutto il macchinario. I have good news, Agent. As everyone knows, you are my third favorite field operative, and as such, I managed to find some money in the budget for that vacation you always mention after nearly dying. Grab the new reel in the door, and we'll be off and running. Sì! Finalmente posso andare in vacanza e lasciare sto scempio! Allora, allora vediamo un po'. Il panino, se nel caso mi venga qualcosa nel viaggio, la pistola, se nel caso arrivano persone che mi vogliono ammazzare, una bella tazza di tè da assaggiare durante il viaggio perché non so effettivamente. Porto questo perché mi serve senza far cadere la roba. E che cavolo però. No, ma dai, mi porto le mie ciambelline come cosa. Mi porto questo nel caso ho bisogno di qualcosa. Mi porto la razione del gusto carne, Hive Mind. Questo cristallo decisamente non pericoloso. Questa revolver. Mi porto anche questo biglietto nel caso ho bisogno di leggere qualcosa, nonostante non ne ho bisogno perché prendo una manciata di soldi, pure una granatina. Guarda. Ok. Anche il sigillante. Ecco fatto. Questo è tutto quello che mi serve per questa vacanzina di solamente 2 giorni. E voglio dire, è poco. Ma andiamo avanti. Operazione prima classe. Now, because I have a passing fondness for you, I've booked you on a luxurious train ride across India, from Delhi all the way to the vacation wonderland that is Shimla. You can thank me later. Indeed, my fleeting appreciation for you knows no bounds. Enjoy the views and the first class treatment. Honestly, I'm quite jealous. But some of us have to keep the world safe while you're off gallivanting across India. Enjoy your vacation. Grazie mille, capo. E non tornerò mai più. Sì, mamma, sono sveglio. Che c'è? Attention, ladies and gentlemen. The train has run into a bit of a problem. But don't worry, we will sort it out and have you moving again shortly. For your safety, please remain in your cabins. Ok, tranquilli. Ma la vera domanda è... dove siamo adesso? Ah, siamo in Delhi! Ci manca ancora un po' prima di arrivare a Shimla. Però potrei iniziare a mangiare qualcosa. Beh, meno male che mi hanno pure ringraziato. Violinista arriva in Shimla. Sì, mi sembra molto... interessante, ma non lo voglio di leggere. Cos'è questo? Successo? Che? Well done.
I have a small favor to ask that has nothing to do with work. This is a vacation, after all. Oddly enough, a Zor agent is aboard your train and wishes to help us by defecting to our side. It's quite the coincidence that you'd both be on the same train. Really, what are the chances? Find out which cabin they're in by tapping into the phone system. Ok. La vacanza non sta andando come effettivamente io mi aspettavo. Ma cos'è tutta sta roba che so pure ce l'è trovata? Cos'era? Vabbè. Sto cercando di capire, scusatemi. Ah, meno male. Allora, l'indice di inserirmi nella cosa telefonica. Ok, perfetto. Great job. Not that this is a job, obviously. Before getting back to enjoying your very real vacation, find out which cabin the defector is in and send them something with the agency logo on it. Ok. Vediamo. Cabin 4-1. Message. Oh, how I do enjoy leaving phone messages. Since this is an unsecured line, here's a clever little riddle. Buttons, buttons on the wall. Light them up, but not them all. Clues I've left, there are four. Each one found reveals a door. I just came up with that. Zbigniew, słuchaj, coraz... Can I look out the window? There's some large vehicle block... Cabin, four, one, message. Oh, how... Cabin. Cabin 1-1. Message. One Zar armored surprise stops the train. Cabin to cabin transport will show. But Zor's intel says it's train policy to send a free gift to the room of a upset customer. So keep bothering this to overrun the lock. Capisco. Cosa stanno tramando? A free gift. I couldn't be more jealous of all the questa anyway, sì che è una vera vacanza, allora. Agency related to make contact. Scusate se ho... Oh no, 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 no. Comunque, scusate se non ho parlato, ma stavo capendo come appunto trovare i piani di Zor. Comunque, dobbiamo andare nella linea 5, che mi hanno detto che è lì, e dargli qualcosa con il logo dell'agenzia. Eccolo qua. Speriamo che mi risponda. Cos'è? Listen closely. I'm only going to explain this once. I need to know I can trust you. Send me the pardon, and I will send you the intel you want. Ok, ok, perfetto. Io speriamo che sia così e non mi scambi per una persona della Zoraxis. Voglio dire, non lo sono. Thank you. Ah! I can now pursue my music wherever it takes me. The device I sent has what you want. The combination is the date of my birthday. Dio! I can't believe it. They killed her.
Get that device open, Agent. Ma io non so il codice. Qual è il codice, però? Vediamo. Penso di non averne idea. Ah, aspetta. Perché sono vero, era il 21 gennaio. Perfetto. Well done. One last thing. Insert that tape into the reader. It will transmit the defector's intel to us. Ma questa è una vacanza oppure una missione? Perfect. We're receiving the data. Transmitting it has apparently alerted Zor's assassins to your position. Good for them. Room service. Tenny! Ah, the old gun through the mail slot trick. I used to do that at the office when I was an agent. I was asked to stop. Ah, the old spear through the ceiling trick. Never got a chance to do that one at the office. Scusa, in che senso? Oh, cazzo! No, ti prego. Tienila! Boom! Ciao ragazzi! Penso almeno. Vai, di nuovo. Perfetto. Ladies and gentlemen, it looks like our little problem has been resolved. We will now continue our journey to the beautiful city of Shimla. Thank you. It's done. I'm free. I would tell you to come find me someday, but I get the impression you couldn't leave this life behind. So instead, I will just say thank you and goodbye. Ciao. È stato un onore aiutare questa grande signora. Oddio, finalmente. Transmission received. Well done, Agent. Listen, we're going to need you back at the office as soon as possible. I hope you enjoyed your all-expense-paid vacation. Oh, that reminds me. We're going to need you to pay for all of those expenses. Granting amnesty to defectors is not cheap. Devo pagare tutto io. Con tutti quei soldi che ho portato. Grazie mille! Yes, that did count as your vacation. And you just used all of your days. Welcome back. No, no, no. Volevo una vacanza di almeno una settimana con piscina. Adesso io... Salve. Vorrei che tu lavorassi nel nostro ristorante. No, ragazzi, adesso io vado via con sta sedia, mannaggia. Ora io me ne vado, non tornerò mai più. E anche se mi da prendere con l'elicottero, io dirò di no. Avete capito? Io adesso vado a questo ristorante.